E allora forse ci viene in mente che davanti ad una delega di questo tipo forse sia proprio questa l'intenzione del governo, cioè l'intenzione di far venire meno alcuni servizi e beni pubblici essenziali per le italiane e per gli italiani. E noi a questo non ci stiamo, il motivo per cui abbiamo voluto costruire questo impianto di proposte, di controproposte rispetto a ciò che avanza il governo. Questa riforma, per quanto scarna, perché poi diciamo non è chiarissima in come è stata proposta, chiarisce subito però che non c'è alcun intento di rendere il nostro sistema più equo e più progressivo. È quindi una riforma che sconta una forte iniquità sia verticale che orizzontale. Abbiamo un problema di evasione fiscale da contrastare e i primi 9 mesi del governo di Giorgia Meloni vanno nella direzione diametralmente opposta al contrasto all'evasione. Hanno alzato il tetto del contante, hanno ad esempio inserito quei 10-12 condoni di cui prima parlava Virginio Merola. Che cosa stanno dicendo quando fanno affermazioni gravissime che già abbiamo stigmatizzato come quella del pizzo di Stato? Stanno strizzando gli occhi agli evasori a scapito e a danno di tutti quei contribuenti onesti, imprenditori, lavoratrici e lavoratori, pensionati, che le tasse le stanno pagando anche per chi non le paga e non le ha mai pagate, o comunque non le ha pagate in proporzione equa a quelli che sono i propri guadagni. Allora, davanti a questo abbiamo tanto da fare. Questa riforma proposta dal governo peraltro è costosissima, non si capisce perché non dicono dove intendono prendere le risorse, ma io temo di aver capito la risposta. E la risposta è proprio quella di continuare con la strada già imbracciata da questo governo di tagliare i servizi fondamentali. Perché diciamo no alla flat tax? È lo stesso motivo, e cioè nell'idea di raccontare che noi possiamo continuare ad avere uno Stato, ad avere servizi di cui tutti abbiamo bisogno, abbassando le tasse linearmente a tutti, si nasconde la vera idea della destra, che è di dire abbassiamo le tasse ai ricchi. Se mancheranno risorse, vorrà dire che ci saranno meno servizi per i poveri. Emendamenti condivisi? No, assolutamente, non è preclusivo. Il Partito Democratico su tutti i temi, come prima forza d'opposizione, ha le sue proposte che sono il frutto delle competenze che mettiamo a valore nel nostro gruppo parlamentare e anche nel resto del partito, però siamo sempre a disposizione per confrontarci con le altre forze di opposizione su potenziali terreni comuni e sicuramente anche nella discussione di questa delega fiscale non mancheranno alcuni elementi diciamo su cui è possibile magari unire i propri sforzi e vedere se su alcuni emendamenti se ne sono stati presentati altri anche dalle altre forze di opposizione che vanno nella stessa direzione. Quindi noi su tutti i temi partiamo dalle proposte del Partito Democratico, ci apriamo naturalmente al confronto, alla discussione con altri, anche il salario minimo è andato così, e da lì speriamo naturalmente che ci siano occasioni di essere più efficaci insieme su alcune di queste battaglie.